un'altra bella giornata per Luna Rossa, siete secondi dove credo volevate essere. Sì, un'altra bella giornata, prime due regate fantastiche, ci siamo veramente divertiti. Ultima regata un po' peggio, abbiamo avuto anche dei problemi di comunicazione a bordo, non riusciamo a sentire Ruggero, l'altro timoniere. Però, ripeto, oggi eravamo in un bel flow, eravamo concentrati, rimaniamo tranquilli, rimaniamo concentrati, mancano due prove domani e poi un possibile match race. Però ripeto, noi rimaniamo concentrati, mancano ancora due prove, tutto può succedere, siamo sereni. Sei il personaggio del momento, tutti i giornalisti, anche quelli stranieri vogliono capire chi è questo giovane che si è preso un posto su Luna Rossa, che effetto ti fa? No, ringrazio, però io non ho preso un posto su Luna Rossa, io sono qui insieme a Ruggero per fare questa regata fatta bene sulla C40 e Jimmy, Checco, tutti i ragazzi che stanno a Cagliari sono bravissimi. Il nostro obiettivo è stare qui, fare questa regata fatta bene e noi ci concentriamo solo su questo. E ringrazio tutti quanti, ma ripeto che quello che vedete, la barca che va veloce e tutto quanto, è grazie a un team di tantissime persone, molti che stanno qui che ci aiutano, molti che stanno a Cagliari. Quindi ripeto, noi siamo visti da tutti, ma ci sono tantissime persone dietro che lavorano per far andare queste barche velocissime. Quindi il successo di Luna Rossa in questo momento è di tutti quanti, non è solo nostro. Noi stiamo regatando bene, ma la barca è veloce, quindi lo show team sta facendo un ottimo lavoro. Siete arrivati qui dicendo che non avevate grosse pressioni, però in realtà vi piace vincere, cioè questo è l'obiettivo che avete. Ma penso che nessuno sia venuto a questa regata per perdere. Noi neppure, noi non siamo venuti qua per perdere, abbiamo ambizioni che non sono altissime, però la regata sta andando bene, dobbiamo tenere il flow e fino all'arrivo dell'ultima prova andare a tutto.